Sulla parola radicale volevo una domanda, perché lei giustamente mette in evidenza il valore negativo del termine radicale mi interessava notare, però in realtà una domanda che vorrei fare, come in realtà il termine radicale in altri contesti proprio di lessico intellettuale invece abbia assunto un valore spesso positivo, è una teoria molto più radicale, una svolta molto più profonda e radicale, spesso il binomio. E mi veniva in mente, però appunto la domanda è questa, chiedo in realtà da lei una conferma, se questo, questo valore invece diciamo positivo in altri contesti talvolta non possa aver avuto origine in un precedente valore positivo che il termine radicale aveva in certi perlomeno movimenti negli anni passati, negli anni 70, e su quello si sia trasferito in generale proprio questo valore positivo che poi si è perso invece nell'ambito di origine politica. E quindi questo movimento ha anche un po' forse a testimonianza di quello che diceva anche la precedente relatrice su il passaggio, la fluidità proprio, no? Dei passaggi tra un livello, un campo e un altro, in questo caso l'ambito politico e in quest'altro l'ambito più genericamente intellettuale. Sono d'accordo senz'altro su quello che lei dice, con un piccolo dubbio sull'ultima osservazione. Intanto vorrei dire che la stessa cosa viene di rivoluzionario. Mentre il rivoluzionario oggi dal punto di vista politico è squalificato, ma non lo era certo 50 anni fa, rivoluzionario, una teoria rivoluzionaria, si riceve in genere una connotazione positiva proprio come radicale. Quindi è possibile che la connotazione cambi nello stesso momento in due campi semantici diversi, però. Sì. Certo, è un elemento di disturbo perché può rendere confusa la spiegazione. Volevo dire anche che rivoluzione sta quasi tornando sul significato originario. C'è stata prima la rivoluzione copernicana e c'è stata prima la rivoluzione dei pianeti che non la rivoluzione sociale. La rivoluzione sociale è stata, diciamo, una metafora inizialmente, come la rivoluzione degli altri, così la rivoluzione sociale, e poi è diventata invece la prima accezione del termine. Ecco, la questione radicale è molto complessa. All'inizio i radicaux francesi, perché molte cose vengono dalla Francia, dalla storia, sono i liberali avanzati, i liberali di sinistra, diciamo. E questo termine è positivo o negativo? Non è facile da dire, dovremmo vedere qual è l'egemonia nel pensiero francese del tempo. Dunque, questi rivolgimenti sono dovuti al cambiare dell'egemonia nel tempo. Ecco, quanto all'ibridazione, io qui non la vedrei veramente. Trovo che questi processi siano normali qualsiasi sia lo sfondo. E invece, adesso approfitto per dire che è molto interessante quello che ha detto la professoressa nell'intervento prima. Certamente il sorgere dell'opinione pubblica che cambia completamente la politica. Due secoli fa, un puntolino nella storia dell'umanità, ma quando escono i primi giornali nasce l'opinione pubblica. Prima non c'era. Chi regnava, regnava, governava e regnava, c'era solo la rivolta di contadini, di altri gruppi, la trama dei nobili o dei pretoriani, vero, queste forme di opposizione. Poi nasce l'opinione pubblica. L'opinione pubblica adesso ha fatto un altro passo avanti con la possibilità di un dialogo con il potere serrato, diciamo, come lei ha mostrato. È molto interessante, diciamo, aver vissuto anche questo. Un fatto che veramente non ci aspettavamo, e tra l'altro il leader politico acquista autorevolezza dal momento in cui si mette sullo stesso piano del suo interlocutore. Assolutamente paradossale. Il re di Francia non si poteva toccare, e del resto se lui toccava, il re di Francia nel Medioevo guariva, era il re da una più. Quanto tempo è passato da allora? Posso
No, io mi volevo un attimo riagganciare a questo discorso messicale anche del professore, proprio riprendendo quello che diceva il professore. Sul piano storico il Partito Radicale nasce nel 1955 da una costola del Partito Liberale Italiano, era la sinistra del Partito Liberale Italiano che si staccava. Infatti il primo segretario del Partito Radicale fu Mario Pannunzio, che oltre ad essere un grande giornalista fondò anche il periodico Il Mondo, dove scriveva tutta un'area laica, liberale, liberal-socialista. E fu Pannunzio insieme ai fondatori a dare il nome Partito Radicale, proprio riprendendo anche la tradizione francese, e tanto è vero che si distingue, come ha detto il professore, il radicale come sostantivo, cioè il radicale, i radicali, dal radicale con la R minuscola come aggettivo, tipo destra radicale, si usa destra radicale ma si usa anche sinistra radicale, cioè è un vocabolo che si può usare in tutti e due i contesti, quindi radicale come sostantivo indica, come dicevi tu, cioè andare alla radice, andare in profondità, quello che si chiama il politico, come quello di rivoluzione, che noi siamo dentro il cantiere per noi, rivoluzione è il significato astronomico, cioè quello della rivoluzione dei pianeti. Qual è la rivoluzione? Per esempio è il movimento che la Terra fa intorno al proprio asse e contemporaneamente intorno al Sole, quella è la rivoluzione. Da lì, infatti addirittura dentro il cantiere parliamo di rivoluzione armonica, che sembrerebbe una dicotomia, no? Invece se ha un significato astronomico, cioè quello originario, lavorando sul significato delle parole, quindi restituendo significato anche originario, si può anche proporre poi anche una visione politica originaria, quindi radicale come aggettivo e radicale come sostantivo.